Ciao, oggi per questo video una location un po' particolare. Mi è capitato già in altre occasioni, dovendo fare un po' di strada in auto, ho preferito impiegare un po' di tempo per realizzare qualche breve video. E l'argomento di oggi è collegato ai video annunci immobiliari videocasa. Se ti è capitato magari di vedere qualche altro video precedente dei miei ultimi lavori, gli ultimi progetti a livello locale, avrei notato che hanno tutti in comune il fatto di sfruttare la tecnologia per creare sinergie, creare collaborazione magari fra attività commerciali, fra aziende, fra venditori, fra utenti privati e cose del genere. Anche in questo caso si tratta di una sorta di collaborazione fra il venditore di un immobile e le attività commerciali locali. La strada è bruttissima, spero che le vibrazioni della telecamera si veda qualcosa. Non mi sto a soffermare su quanto sia importante sostenere l'economia locale, quella fatta dalle piccole attività commerciali che sono sempre più schiacciate da tasse, dalla crisi, dalle grandi catene di distribuzione, dagli acquisti tramite internet. E in realtà sono le attività commerciali, le piccole attività commerciali che dovremmo cercare, impegnarci di più a sostenere, perché sono quelle che poi mantengono la ricchezza nel paese, quindi fanno crescere il paese localmente. Diciamo comunque che il discorso è abbastanza ampio, quindi chiudo qua per il momento questa parentesi. Soldato questo, abbiamo pensato di creare una novità per permettere di creare questa collaborazione fra venditori di un immobile e le attività commerciali, prima piccole attività commerciali. Stiamo cominciando nel Nord Barese, in ogni paese, ad informare le attività commerciali di queste nuove iniziative. La maggior parte sono gratuite, quindi non si perde né tempo, perché ci sono tantissimi automatismi e né tantomeno bisogna investire dei soldi. Nel caso dei video annunci immobiliari, visto che questo ultimo periodo, negli ultimi anni, naturalmente non è facilissimo vendere un immobile, e è molto probabile che un video annuncio immobiliare rimanga visibile per magari 6 mesi o un anno, visto che noi diffondiamo il video annuncio utilizzando vari canali, YouTube, i siti internet, anche per strada attraverso una sorta di giornale virtuale, attraverso i cellulari, attraverso vari canali. Diciamo che nell'arco della vendita dell'immobile può essere visualizzato tranquillamente da 500, 1000 o passa utenti. La maggior parte di questi sono utenti comunque locali della città, del paese, relativi all'annuncio, comunque dei paesi limitrofi. E quindi abbiamo pensato appunto di sfruttare questi spazi, che in realtà vengono sfruttati pochissimo, anche dal punto di vista delle attività commerciali. Quasi tutti quanti utilizziamo chi più chi meno Facebook, quindi quasi tutte le attività commerciali hanno un profilo o una pagina Facebook con qualche utente che segue l'attività commerciale. Quindi abbiamo pensato appunto di sfruttare al massimo questi spazi senza spendere soldi per farsi pubblicità a vicenda, quindi scambiarsi una sorta di cortesia per promuovere l'un l'altro. In che modo funziona? È molto semplice. Le attività commerciali che vogliono aderire a queste iniziative gratuite semplicemente ci forniscono del materiale video fotografico, e noi realizziamo dei brevi spot, 10 secondi,
breve presentazione dell'attività commerciale o dell'azienda. Quindi che succede? Quando un utente vuol vendere un immobile, sceglie le attività commerciali che hanno aderito a questa iniziativa, o magari sceglie magari attività commerciali da cui si serve, che magari è più affezionato, ci sono degli amici che hanno attività commerciale, quello che sia, quindi sceglie fino a 4 attività commerciali e praticamente alla fine del proprio video immobiliare verranno inseriti questi 4 spot delle attività commerciali locali. Quindi che succede? Che l'utente che vende l'immobile con il proprio video fa pubblicità alle attività locali. In cambio, l'utente che ha l'attività non commerciale, che ha il profilo su Facebook, viene taggato o magari semplicemente condivide il link del video sul proprio profilo o sulla propria pagina Facebook. Quindi succede che in automatico l'utente che vende l'immobile fa pubblicità alle attività commerciali locali, le 4 attività commerciali fanno pubblicità alla vendita di quell'immobile. Naturalmente è comunque inerente, perché comunque queste attività commerciali sono una sorta di sponsor di questo servizio, quindi saranno sponsorizzatrici, diciamo, del video immobiliare. Comunque l'immagine aziendale comunque ne giova da questo tipo di pubblicità, perché l'attività commerciale figura sponsorizzatrice di questo video, video immobiliare, e quindi appunto si crea una sorta di, in maniera automatica, una sorta di scambio di visibilità, una sorta di cortesia. Quindi che succede? Che entrambi avranno più pubblicità, cioè il video immobiliare e le attività commerciali, questo in maniera del tutto gratuita e automatica. E cos'altro dire? Diciamo che è abbastanza, il meccanismo è abbastanza semplice, e naturalmente se chiunque ha dei dubbi può contattarci, quindi possiamo spiegare qualche altro dettaglio magari dell'iniziativa. Comunque è molto semplice. Ok, al prossimo video, ciao ciao.